Conca Channel per la partita AET Conca United. C'è una temperatura glaciale allo stadio comunale Strinati di Terni Est. Per i giocatori avranno tutti i muscoli atrofizzati, ma l'unico muscolo che non sarà atrofizzato è il cuore per la Conca. Viene da due partite consecutive, due vittorie consecutive contro la MR e contro Castel di Lago, mentre la ET nella partita scorsa ha perso 1-0 con la FEMA. Andiamo con le formazioni per la Conca, un inedito a porta. Abbiamo Jacopo Zagor, in difesa troviamo con il numero 24 Quacci, capitano. Insieme a lui gioca Scatena con il numero 16, terzino destro Buccioni, alla prima in campionato. Terzino sinistro il Puma Valentini. A centrocampo invece abbiamo i due centrali di centrocampo, Erind, che ha un cognome impronunciabile, quindi non lo dico, e André, anche lui con il cognome impronunciabile. Sugli esterni troviamo Luca Mazzucchetti a Sinistra. sinistra, mentre a destra abbiamo Tommaso Scoppetta, in attacco Marrabio, Gerry, Bianchi e Alessandro Axel Donati. La partita incomincia fra pochi istanti. Per l'IT purtroppo non ci hanno consegnato Esatto. la formazione, non sappiamo neanche chi è l'arbitro, però la partita Chi comincia. commenterà questa partita? Il commento sarà di Madols Caressa Ah, Diegano Bergomi. abbiamo anche un commento sull'arbitro, Molto tecnico. sì, fatto da Non so, soprannome accattato. Sì, ha cattato sto cacchio. Ha cattato Gianfi. Ha cattato Gianfi. È stato. Quartiere 4-3, contrapporta che gira dietro per il centrocampista. Attenzione, un lancio lungo del numero 8. Tiro, Iago, non mette le mani e al primo tiro in porta l'ET passa in vantaggio. Va bene, guarda. Secondo angolo, in mezzo, tenta un'uscita Giuni. Iago Pozzago, ma Ah non ce no, no. la fa. Attenzione sugli sviluppi dell'angolo, calcio al numero 9 Frabotta, ma la conclusione è da dimenticare. Sì. Attenzione però, la Conca riparte con Erind che taglia Guarda, per Gerry il pallonetto, il dai. portiere che forse si butta dentro la palla, ma no, riesce a fare una parata che nessuno si sarebbe mai aspettato. Credo che lo effettueranno con il numero 5 Taborri. Intanto Jacopo Zago Mette la mette barriera. due uomini in barriera. C'è il tiro e c'è E anche c'è il gol, 2-0. No, mannaggia, Anche un bel gol comunque, perché sotto al 7 andava alla fine. Allora, riparte la T che chiede subito palla. Bravo, Massimo, Andrea. in questa circostanza scatena senior. Attenzione, bravo Erinde che si beffa di Giordano. Bella Bella palla. palla per Gerry. Gerry che dovrebbe Gerry. fare tutto bene, fa Sì! bene, sì. Segna il 2-1 della Conca, un gran gol. Gol! Diciamo che il portiere lì non se l'è Ce aspettata per l'abbiamo già dato niente. primo, Non se l'è cazzo. aspettata per niente, però. Sì, ho capito, il portiere però lì ha un po' bucata. Secondo me la colpa è al 99% sua. Sì, comunque, Però terzo tiro. Bravo, Jacopo! Conca sicuramente sarà così. Effetto il tiro, invece ha un piattone centrale che il portiere para con facilità. Con estremo 8 che la dà dietro per Taborri. Adesso Taborri di destro mette in mezzo, Buccioni interviene, sporca un po' la palla al numero 10 con di destra, ma Jacopo fa sua la Sì, prima. mette il piede, Bravo, bravissimo. Ricca! Bravo, bravo, Bravo! un'azione molto, molto bella, un gran recupero di pallone per Hortens, adesso dato per il Jacopo. Attenzione, Gerry in mezzo, dentro l'area. Secondo me ha cercato il gol, non l'assist. Adesso ancora fulcro del centrocampo Amaranto. Erin passa a Gerry che tira, ma il suo tiro è molto molto debole e anche impreciso, però Scoppetta riesce a prendere il pallone incredibilmente. Il cross, il Sì, doppio bravo! cross. Beh, un sì bravo secondo me non Mira! bravo. Attenzione, Un sì bravo immeritatissimo! immeritatissimo perché ha sbagliato due volte il cross. Attenzione, il numero 11 la gioca.
sul terzino Tabarri che crossa dentro, no, Lino Saveri, oh, liscia la palla clamorosamente e manda fuori, bravissimo ad anticipare l'attaccante. Adesso cerca Gerry che si divincola bene tra due avversari, adesso passa, bella palla a Luca, attenzione di sinistro, no! Si fa recuperare egregiamente dal difensore numero 2, ci ha messo troppo a tirare, una conga pericolosissima, calcio d'angolo, il quarto calcio d'angolo della partita per la conca, tira scatena di punta, non va, ribattuta da, no, ma c'è sta anche il difensore. Per piacere Foschi, ripeto un'altra volta, il commento è solo mio. E Gerry sprega malamente questo cross. Foschi, non mi parli, è sotto mentre io sto facendo la telecronaca. Tesoro il numero 10 che si gira molto bene, non ha l'appuntamento per il tiro, si fa tutta l'area, adesso entra dietro, attenzione, incredibile, oddio, salva il risultato, grande Jacopo, Jacopo Zago salva il risultato in un'azione un po' rocambolesca da parte dell'IT. Erin è pronto a battere la posizione, adesso Ortenzo va anche lui dentro l'area, bel pallone comunque per Luca Mazzucchetti, che un tiro un po' troppo fiacco, ma fa ancora Gerry, questa volta invece prende un gran pallone, si smarca un avversario, passa a Erind al centro del campo, Erind guarda bene il piazzamento di Celletto, Celletto, incredibile, una progressione fantastica, ha messo sembrava Speedy Gonzales, questa azione che avete visto è la famosa cucciolata, il tiro, la parata di Diavolo, bravo, buon parata, aspetta per sicurezza. Erind è pronto a battere questa punizione, in mezzo per Luca, che non va ragazzi, attenzione, comunque la lì deve essere tesa, no? Ribattuto da Andrea sempre, la palla è un tiro senza pretese per Erind, che passa Luca per Luca in mezzo, Gerry che si salta prima un avversario, passa Luca dai Luca, grande cross alla tribuna, attenzione, in cross dentro, oddio, e l'autogol, no, di scoppetta un così suo, in modo clamoroso, cross di Scipioni, no, autogol di scoppetta. Allora io ricorderei che in uno scorso autogol, per piacere, scoppetta tentò anche il suicidio, quindi io sarei un attimo cauto e tranquillo, nel colpevolizzarmi, non è stata la colpa sua, no, diciamo. Scoppevo, porca puttana! Oh, non ci voleva, signori. Dopo, ci credevamo. Diciamo, dopo 10 minuti giocati benissimo da parte della conca, giusto? Quindi è una conca che domina il campo. Un po' ha tagliato le gambe, ma non sembra. E il portiere in questo frangente farà un tiro molto facile di Gerry, anche un po' smorzato dai difensori. Noi gli facciamo i nostri migliori in bocca al lupo per la punta guarigione. Attenzione comunque, lo scatto di Giordano dalle retrovie. Si trova tu per tu con Jacopo, il tiro e Jacopo questa para. Volta gliela para e scoppetta, ci mette anche la testa, cerca di metterci anche il piede, ma non ce l'ha. Ci ha messo niente. Comunque salutiamo anche il buon Andrea Annibali e gli auguriamo di tornare presto in campo con la conca. Sì, sì. Rimessa da parte di Andrea per Erind, Erind in mezzo per Gerry che si gira bene, Gerry. No, fuori di pochissimo e la partita termina qui con questa azione. Quinto gol sbagliato da parte della conca. IT 3, conca 1. No, non entrare. Vai ragazzi.